scorso trasferiti i pazienti positivi dell'RSA Casa Serena, giornata nera per Prato, 29 contagi e 2 decessi. Riapertura delle aziende, il distretto tessile lavora al protocollo da sottoporre al governo. Focus stasera, parliamoci chiaro. D'accordo con la regione, le banche anticiperanno a tasso zero la cassa integrazione ai dipendenti di aziende in crisi. Fattoria Medicea, la proprietà presenta ricorso al TAR contro il piano operativo, contesi 2 edifici e 10.000 metri quadri di terreni. Musica, social e TV, partenza col botto per Cose a Casa, il nuovo format con DJ Franceschino. Una buona serata dalla nostra redazione e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Dopo quella di Comeana, che conta 14 ospiti e 15 operatori positivi al coronavirus, è un'altra RSA a fare notizie in materia di contagio da coronavirus. Si tratta di Casa Serena a Mezzana, che presenta 23 casi di positività al suo interno. Gli anziani contagiati sono stati trasferiti questo pomeriggio alla palazzina ovest dell'ex Misericordia e Dolce, ma nella struttura era già stato fatto il tampone a fine marzo, che aveva dato come esito soltanto 7 casi di positività. Vediamo. Sono stati evacuati 13 pazienti positivi al Covid-19 ospiti della RSA Casa Serena di Mezzana. La cifra si compone dei 7 anziani già risultati positivi al tampone effettuato a fine marzo e non ancora negativizzati e di 6 dei 7 nuovi contagiati, così come emerso dal secondo test effettuato martedì. Un anziano positivo è stato ricoverato in ospedale prima dell'arrivo dei risultati, perciò non era presente in struttura al momento dell'evacuazione. Gli ospiti sono stati trasferiti in ambulanze della Misericordia di Prato alla palazzina ovest all'ex Misericordia e Dolce, dedicata alla degenza dei pazienti Covid. Avevamo chiesto da tempo all'ASL una soluzione del genere, commenta il direttore sanitario della struttura Antonio Sferrino. Adesso mi auguro che l'azienda sanitaria continui a monitorare personale e ospiti rimasti. La RSA di Mezzana è infatti aperta e continuerà ad ospitare i 12 anziani negativi al coronavirus. La struttura di proprietà della parrocchia di San Pietro a Mezzana ha presentato 23 casi di positività al coronavirus tra ospiti ed operatori, numeri arrivati a sorpresa dato che erano già stati effettuati tamponi a tappeto tra gli ospiti e test sierologici tra gli operatori alla fine di marzo. Allora il risultato fu di 7 anziani risultati contagiati su 38 ospiti residenziali. La svolta domenica scorsa, quando un'anziana ospite è stata portata al Santo Stefano a causa di una caduta accidentale. Il tampone che le è stato fatto contestualmente all'accesso ospedaliero ha dato esito positivo, la signora è sempre stata sintomatica. È dunque scattata la procedura dell'ASL, che ha fatto di nuovo il tampone sia ad ospiti che ad operatori. Questa volta l'esito è stato notevolmente diverso da quello di soli 15 giorni prima e i positivi sono risultati il triplo, in generale il doppio se si conta solo la parte degli ospiti. I contagiati sarebbero tutti in buone condizioni di salute, tra loro come detto anche 9 operatori che sono già in isolamento domiciliare. Una situazione critica, così l'ha definita Don Massimo Malinconi, il rappresentante legale della struttura, che conta già 3 anziani morti per coronavirus e 7 anziani ospedalizzati. Sono raddoppiati nel giro di 24 ore i casi di nuovi tamponi positivi al coronavirus in Toscana. Se ieri i contagiati erano stati 139, oggi sono diventati 277. Un boom in parte spiegato dal raddoppio dei tamponi analizzati in tutta la regione, 4.716 oggi, 2.537 ieri. L'aumento dei casi riguarda anche la provincia di Prato, che oggi deve fare i conti con ben 29 contagi, molti dei quali comunque derivanti dal nuovo focolaio di Casa Serena. Il quadruplo rispetto a ieri, quando i tamponi positivi erano stati soltanto 7, in aumento anche i decessi. Oggi in regione sono stati 29, a Prato le morti accertate sono invece 2, l'età media è di quasi 85 anni e tutti hanno evidenziato la presenza di patologie pregresse. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati a pazienti Covid e salgono ancora le guarigioni. Prove di riapertura del distretto tessile. Tutti i giorni perdiamo clienti, ma avremmo già le precauzioni per tutelare i lavoratori, afferma Riccardo Mateni Bresci del gruppo Colle. A livello nazionale, un protocollo condiviso con i sindacati definisce le misure di prevenzione da adottare nel comparto moda. Mirko Zacchei della CISL invita a valutare le specificità delle aziende locali, comprese le più piccole. 362 milioni di fatturato in fumo nel distretto tessile di Prato dallo scorso 23 marzo ad oggi.
È il conteggio di Confindustria Toscana Nord sui danni che le aziende stanno subendo per effetto della chiusura imposta dal governo per arginare la diffusione del coronavirus. Giunti a 3 settimane di serrata, il tavolo di lavoro, che vede riuniti associazioni datoriali, parti sociali e istituzioni locali, sta mettendo a punto un protocollo da sottoporre al governo. L'obiettivo è anticipare la riapertura del comparto rispetto alla data d'oggi vigente del 3 maggio, con misure di sicurezza condivise tra imprenditori e sindacati. Una base di partenza è il protocollo condiviso del settore moda, firmato ieri a livello nazionale dai sindacati confederali, Confindustria e Sistema Moda. Tra gli accorgimenti indicati per la prevenzione del coronavirus ci sono mascherine in numero adeguato per ogni dipendente, necessarie in particolare quando il lavoro imponga distanze interpersonali inferiori ad 1 metro, detergenti per le mani, pulizia a fine turno e sanificazione periodica dei luoghi di lavoro, accesso agli spazi comuni contingentati, ingressi e uscita dei dipendenti, ove possibile scaglionati, mentre per quanto riguarda i fornitori sono indicate procedure di ingresso, transito e uscita con modalità e tempistiche predefinite al fine di ridurre i contatti con il personale aziendale. Accorgimenti per cui le imprese del distretto, soprattutto quelle più strutturate come il gruppo Colle, dove lavorano 180 dipendenti, si stanno attrezzando con l'obiettivo di ripartire quanto prima. Obbligo di mascherina all'interno di tutte le aree aziendali, con cambio della mascherina ogni 4 ore, sanificazione invasiva una volta alla settimana e sanificazione H16 per quanto riguarda tutta la giornata. Ovviamente tutto il discorso del distanziamento, abbiamo attivato un nuovo spogliatoio al posto della mensa, la mensa sarà stoppata e ci sarà un rigido accesso degli esterni all'interno dell'azienda e un massiccio uso dello smart working dove è possibile. Io credo che tutto questo possa garantirci una sicurezza e soprattutto possa permetterci di riaprire l'attività, anche perché tutti i giorni stiamo perdendo clientela con la concorrenza estera europea un attimino più vicina. Il tutto ovviamente nel massimo rispetto delle regole, il comitato che è stato formato in azienda sarà inflessibile per il suo rispetto. Quello della ripartenza nelle massime condizioni di sicurezza possibili è anche l'obiettivo dei sindacati, che invitano a tener conto delle specificità delle aziende del distretto, comprese le più piccole della filiera. Diciamo che dobbiamo provare a fare una sintesi che vada bene per il nostro distretto, che possa provare a anticipare quanto possibile un rientro, ma che sia un rientro assolutamente sicuro per le persone che dovranno andare a lavorare. Alcune dinamiche sono assolutamente complicate per il nostro distretto, che è fatto, come sappiamo, di aziende in molti casi piccole e piccolissime, in cui è veramente difficile garantire tutte le misure previste dai protocolli in tema di sanificazione, in tema anche di distanza delle persone. Dovremo trovare una quadra che non è semplice. Intanto prosegue sul fronte politico il lavoro per arrivare ad un protocollo per la riapertura in sicurezza del distretto. Domani il confronto si allargherà anche ad altri rappresentanti istituzionali con una riunione in conference call tra il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri, i parlamentari del territorio Antonello Giacomelli, Erika Mazzetti e Giorgio Silli e con i rappresentanti regionali l'assessore Stefano Cioffo e i consiglieri Nicola Ciolini e Laria Bugetti. Un lavoro che mira alla stesura di un protocollo da portare all'attenzione di regione e di governo per la riapertura in sicurezza sia del comparto tessile che degli altri settori. Ripartire in assoluta sicurezza è importante da un punto di vista economico, ma stiamo lavorando con tutte le parti sociali, categorie economiche e sindacati per farlo con tutti quei provvedimenti necessari in questo momento di emergenza sanitaria, che è bene ribadirlo, tuttora è in corso, ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni. E intanto i parlamentari di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra e Giovanni Donzelli, accusano Biffoni di averli esclusi dall'incontro in programma domani con i deputati del territorio pratese nell'ambito di un tavolo sulla riapertura in sicurezza del distretto. Il sindaco Biffoni è capace di dividere anche nei tavoli che dovrebbero unire, affermano La Pietra e Donzelli, ricordando di essere stati i primi a manifestare la disponibilità a collaborare nell'emergenza. E la parola passa adesso a Giancarlo Gisoni per scoprire argomento ospiti della puntata di questa sera di Parliamoci Chiaro. A te la linea.
Sì, grazie. Anche noi questa sera parliamoci chiaro, affronteremo il tema della riapertura delle aziende del distretto. Sono giornate convulse, fatte di vertici quotidiani in videoconferenza tra comune, categorie economiche, parti sociali per arrivare alla definizione di un documento da sottoporre poi a Regione e Governo per accelerare la riapertura delle aziende. Ovviamente, come abbiamo sentito anche nel servizio, il problema è quello di trovare un giusto compromesso tra la necessità di garantire assolutamente la sicurezza dei lavoratori e quella di ripartire con l'attività, visto che il distretto ad oggi ha perso oltre 360 milioni di euro in seguito alla chiusura dello stop delle attività. Ne parleremo questa sera con i nostri ospiti, il parlamentare Antonello Giacomelli, Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Prato, e Mirko Zacchè, segretario generale della FEMCA CISL. Tutto questo, come sempre, a partire dalle 21:20 in diretta su TV Prato. A più tardi. Grazie Giancarlo, a più tardi. Anticipo sulla cassa integrazione, senza alcuna spesa per i lavoratori, le banche l'anticiperanno a tasso e costo zero ai lavoratori dipendenti di aziende in crisi, grazie all'intesa siglata con la Regione. Vediamo. Raggiunta l'intesa in Toscana tra Regione, istituti di credito, sindacati e associazioni di categoria per l'anticipo ai lavoratori della cassa integrazione o di altri ammortizzatori sociali. Le banche, in sostanza, se l'impresa non lo potrà fare, potranno anticipare a tasso e costo zero ai dipendenti di aziende in crisi fino a 1.400 euro come apertura di credito in un'unica soluzione per l'emergenza Covid-19 e con un finanziamento al massimo di 6.000 euro in 7 mesi e con importi mensili fino a 900 euro per la cassa integrazione straordinaria tradizionale. L'accordo vale per CIGO e la FIS, ma anche per la cassa integrazione in deroga e la cassa integrazione salariale per gli operai del settore agricolo. In questo modo, in attesa che l'INPS il sostegno al reddito ai lavoratori oggi a caso in cassa integrazione, anche parziale per l'emergenza sanitaria in atto, potranno contare su un'entrata mensile certa. Rispetto all'accordo nazionale, che riguarda l'anticipo delle banche, dice solo che saranno applicate le migliori condizioni possibili, nell'accordo toscano, l'aver scritto invece che l'operazione sarà a tasso e costo zero costituisce una sicurezza in più per i lavoratori, che non dovranno pagare nulla. Altra differenza, l'intesa toscana prevede l'attivazione di un fondo di garanzia per consentire l'accesso all'anticipo degli ammortizzatori sociali anche a chi non avesse i titoli di merito di credito richiesti dalle banche. Sostanzialmente così nessuno sarà tagliato fuori. I finanziamenti si attiveranno attraverso modalità telematiche su richiesta del lavoratore una volta che l'azienda avrà fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. Naturalmente la Regione vigilerà sulla correttezza delle procedure messe in atto. L'apertura di credito per l'anticipo concesso dalle banche cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale. E infine qualche numero soltanto per la cassa integrazione in deroga. Ieri sono state presentate in Toscana quasi 24.000 domande per poco meno di 57.000 lavoratori privi di altri ammortizzatori. L'anticipo della cassa integrazione è una misura importantissima per i lavoratori che si aggiunge a tutte le altre misure che la Regione Toscana sta mettendo in campo a sostegno dell'occupazione e delle imprese. Così Ilaria Bugetti, consigliere regionale del Partito Democratico, commenta l'accordo raggiunto tra la Regione e le banche. Ascoltiamo. La Regione Toscana ha raggiunto un'intesa che risulta essere molto più avanzata rispetto a quella nazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga e anche gli altri ammortizzatori sociali, sarà possibile nella Regione Toscana attivare da subito una linea di credito di 1.400 euro fino a un massimo di 6.000 euro per 7 mesi. Questo è stato possibile grazie al lavoro, e voglio ringraziare l'assessore Buglia e l'assessore Greco. È un lavoro che è stato fatto in accordo con le parti sociali e le associazioni di categoria e attivando anche un fondo di garanzia della Regione Toscana che ha permesso appunto questa operazione. In poche parole, in maniera molto veloce, quindi senza troppi adempimenti burocratici, sarà possibile rivolgersi al proprio istituto di credito e da subito i lavoratori potranno beneficiare di questa liquidità per le aziende e per le imprese che non possano provvedere a questo e per le aziende in crisi. Quindi io ritengo che questa misura sia importantissima in questa fase per i lavoratori e si aggiunge a tutte le altre misure che la Regione Toscana sta mettendo in campo per dare una mano al lavoro e all'impresa che in questo momento sta soffrendo molto. E cambiamo argomento e parliamo della fattoria Medicea delle Cascine di Tavola. La proprietà presenta ricorso al TAR contro il piano operativo, contesi due edifici e 10.000 metri quadri di terreni.
Non c'è accordo fra i nuovi proprietari della fattoria Medice, acquistata dall'imprenditore pratese Marco Ciottoli, e il comune di Prato. Le previsioni urbanistiche inserite nel piano operativo del comune, infatti, sono state oggetto di un ricorso al TAR da parte dell'immobiliare Ciottoli. In ballo ci sono circa 10.000 metri quadri di terreno e due edifici, il mulino e l'ex brillatoio. I nuovi proprietari della fattoria Medice vorrebbero mantenerne la proprietà, mentre il comune ne ha previsto l'acquisizione per poter dare continuità di collegamento fra la fattoria Medice e il parco delle Cascine di Tavola. Il progetto è stato discusso stamani in commissione urbanistica, per il momento non è stato messo ai voti, riservandosi un successivo sopralluogo alle Cascine di Tavola. La questione è complessa e va approfondita, spiega il presidente della commissione Calussi. I nostri uffici accolgono parzialmente le richieste, adesso vogliamo verificare sul campo qual è la soluzione migliore. L'assessore all'urbanistica Valerio Barberi si ricorda che sono in corso gli approfondimenti che porteranno ad affinare il progetto, eventualmente a ridefinire gli assetti, che verranno valutati dal Consiglio Comunale sulla base dell'interesse pubblico. A parlare anche la proprietà della fattoria Medicea, che spiega di aver presentato il ricorso al TAR per cautelarsi in attesa di arrivare alla conclusione del percorso col comune. Da parte nostra, afferma Ciottoli, c'è tutta la volontà di arrivare a un progetto condiviso. La speranza è quella di partire con i lavori nel 2021. Il progetto di recupero della fattoria Medicea va comunque avanti. L'idea è di realizzare un albergo con ristorante spa, oltre a servizi pubblici legati al parco delle Cascine di Tavola. Un giorno di Pasqua toccante da un punto di vista professionale, ma soprattutto umano. A Prato i medici dei reparti Covid dell'ospedale hanno infatti distribuito, su mandato del vescovo, la comunione ai pazienti ricoverati per coronavirus. E noi ci siamo fatti raccontare questa esperienza da due di loro. Dare la comunione ai pazienti il giorno di Pasqua, l'idea è venuta ai medici del reparto Covid dell'ospedale di Prato, una proposta nata in modo spontaneo per dimostrare vicinanza anche spirituale a chi sta soffrendo. Isolamento, lontananza dai propri cari, uniti alla lotta contro il virus, rendono difficile il periodo di ricovero in ospedale e così un team di 6 medici cattolici si è fatto avanti. Il vescovo Giovanni Nerbini ha accolto con favore l'iniziativa e nel primo pomeriggio della domenica di Pasqua, nella cappella dell'ospedale, ha impartito loro il mandato di ministri straordinari della comunione, oncologia, pronto soccorso, area Covid e terapia intensiva, questi reparti dove i degenti contagiati da coronavirus hanno avuto la possibilità di ricevere il sacramento e oltre un centinaio di malati ha accettato di ricevere l'ostia. E si è concretizzata quindi con un gruppo di lavoro, chiamiamolo così, fatto da un'oncologa, 2 medici del pronto soccorso, un medico della rianimazione e noi due sostanzialmente. Sua Eccellenza ci ha esortato a farci tramite in questo momento difficile, sia come di occuparci sia della parte corporale che della parte spirituale dei nostri pazienti. Perché noi appunto in questo momento, in queste circostanze di lavoro, riusciamo a essere gli unici interlocutori per i nostri pazienti, perché le procedure di prestazione, di visita ai pazienti stessi sono molto laboriose e per il contenimento stesso del contagio questi devono essere isolati. Quindi percepiscono una situazione di isolamento fisico e anche spirituale. È stato un rito straordinario, particolarmente toccante, vissuto con intensità sia dai pazienti che dai professionisti. Indossando i dispositivi di protezione, anche il cappellano dell'ospedale, Don Carlo Bergamaschi, è entrato in reparto. Con sé aveva una pisside con le ostie separate una ad una da una garza per evitare un'eventuale contaminazione. In rianimazione per i pazienti intubati impossibilitati a ricevere il sacramento è stata letta invece una preghiera davanti al letto. In tutti c'è sicuramente stato un ringraziamento e un'evidente partecipazione fisica a quello che stava succedendo. Parlavano gli occhi, più che le parole. Devo dire che la difficoltà più grande, almeno per me, è stata quella proprio di contenere l'emozione, le lacrime, perché quando si è vestiti con tutte le protezioni, la mistera s'annappa, si appanna subito, non vedi più niente. E poi non ci si può soffiare il naso, quindi è ulteriormente difficile.
veramente fa un grande sforzo per contenersi, ma in tutte le circostanze era molto difficile. La battaglia contro il Covid-19 è ancora lunga, ma questa lotta sta cambiando profondamente il punto di vista e l'approccio alla vita di chi si trova a combattere in prima linea. E scopriamo adesso argomento e ospite della puntata di questa sera di Intorno alle 9, in onda subito dopo il nostro telegiornale. Ci colleghiamo quindi con Giulia Ghizzani. Sì, eccoci qui, grazie della linea. Tra poco Intorno alle 9 parleremo questa sera di sangue, perché donare si può e anzi è opportuno continuare a farlo anche in queste settimane nonostante l'emergenza coronavirus. Parleremo delle procedure in sicurezza insieme ad Alessandro Gavagni, presidente del gruppo Fratres di Prato. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. E allora tra poco davvero daremo i dettagli e informazioni più precise, quindi vi aspetto subito dopo il nostro TG. A tra poco. Una eventuale convocazione delle elezioni regionali a fine giugno, a inizio luglio, sarebbe una scelta antidemocratica che lede la libertà individuale. Così il coordinatore regionale di Demos, Lorenzo Marchi, risponde alla dichiarazione del presidente della Liguria Toti su una possibile convocazione delle regionali per il 28 giugno e il 5 luglio. Due le limitazioni fino al 4 maggio. Immaginare di andare al voto a fine giugno vuol dire escludere di fatto una quota di popolazione dall'esercizio del diritto di voto, quali i più anziani e le persone patologicamente più esposte al virus, oltre ad ostacolare fortemente la raccolta firme per la presentazione delle liste elettorali per alcune formazioni politiche, ha detto Marchi. Per il coordinatore le elezioni dovrebbero tenersi nel prossimo autunno. Ed è andato in onda questa mattina la prima puntata di Cose a Casa, il nuovo format di TV Prato pensato per regalare un po' di leggerezza a chi sta trascorrendo lunghe settimane in quarantena nella propria abitazione a causa del coronavirus. Il programma, condotto da DJ Franceschino, speaker e conduttore, è ideato insieme a Francesca Arena, andrà in onda ogni martedì e giovedì mattina alle 10.30. Vediamo quindi alcuni estratti della prima puntata di stamane che ha subito riscosso grandi consensi. Perché Gianfranco Monti, oltre ad essere un uomo di spettacolo, però ha anche una grande passione da tutta la vita, per chi non lo sapesse, no? Gianfranco, che è la pesca, come fai in questo periodo? Mi piace da impazzire, infatti stiamo diventando matti, io e Igli Vannucchi siamo relegati in casa, lui con tre figli e la moglie, insomma. Pronto, buongiorno, ci siamo? Sì, buongiorno. Oh, buongiorno carissimo, come ti chiami? Sono Maurizio. E come le passi queste giornate? Che fai? Che fa? Nulla. Grandissimo Luca, che tra l'altro poi ti voglio fare complimenti perché voi non lo conoscete, magari alcuni di voi non lo conoscono, ma Luca Moriani, cercatelo pure su Facebook, suona il pianoforte ma si è dato ultimamente anche a dei grandi esperimenti di chitarra e sei diventato formidabile anche con la chitarra. Quindi do il benvenuto e buongiorno alla mia carissima amica, nonché grandissima giornalista e non solo, Costanza Castiglioni. Costanza, buongiorno. Buongiorno, che presentazione, Franceschino. Bella là, come sei bella. Ce l'abbiamo Stefanino? Stefanino Simmaco, ci sei? Oh! No, roba da matti. Ti ho presentato come uno dei più grandi artisti. Sarà sicuramente in studio davanti al pianoforte con 20 chitarre in mano. E che fai? Ma che pianoforte? Il pianoforte non si mangia in questi tempi, bisogna strappare. Sì. Ad esempio, non si dice piacere quando si incontra una persona. Ah, no? Perché io, se incontro una persona come te, ad esempio, con la camicia tutta sbottonata, così, io non posso sapere se veramente è un piacere conoscerti oppure no. Come ti ho lasciato ieri, e poi capirete perché, ti ritrovo oggi, praticamente così. Aiuto, oddio, allora, praticamente. Diana, senti, sì, ti vedo perfettamente, naturalmente Diana Cecconi, che avrete riconosciuto perché ha il suo programma qua su TV Prato, seguitissimo. Come si fa un mojito a casa, ma un mojito speciale? Lo chiediamo all'intenditore, a uno degli scienziati più pazzi che ci sono nella piana e oltre, il mio amico Ronza. Velocissimo, perché ho 2 minuti, ma mi hai riconosciuto, Franceschino? Sì, purtroppo sì. Anche vestito così? Sì, purtroppo sì. Va bene, allora,
Prendiamo un bicchiere, come, che tipo di bicchiere è questo, Franceschino? Bicchiere di vetro, mi raccomando, a martedì. Ciao. Il 16 aprile 1992 nasce ufficialmente la provincia di Prato, che oggi festeggia quindi 28 anni. È stata istituita ufficialmente con decreto legislativo del 27 marzo 1992, entrato in vigore dal 16 aprile dello stesso anno. Sono 5 i presidenti che finora si sono succeduti alla guida dell'ente, dal primo Daniele Mannocci fino all'attuale Francesco Pugelli, passando per Massimo Logli, Lamberto Gestri e Matteo Biffoni. L'idea della provincia risale al 1956, ma solo dopo diversi anni e battaglie politiche Prato riuscì ad ottenere il traguardo. Il sindaco di Vaiano Primo Bosi è ufficialmente guarito dal coronavirus. A comunicarlo è stato lo stesso primo cittadino con un post sulla propria pagina Facebook. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino e mi hanno fatto sentire il loro affetto. Non mi sono mai sentito solo, scrive Bosi, che si dice orgoglioso di essere parte di una comunità meravigliosa. Adesso non abbassiamo la guardia, dobbiamo fare tutti insieme ancora uno sforzo e andrà tutto bene, aggiunge il sindaco di Vaiano. Una nuova rubrica per il nostro telegiornale si chiama Quarantena con Stile, vede protagonista Maria Michela Mattei. Ogni martedì e giovedì sera consigli di bellezza, moda, tecnologia e molto altro per trascorrere con un tocco di fascino anche queste settimane. Sentiamo quindi che cosa ci racconta in questa prima puntata la nostra Michela. Amici di TV Prato, prima di tutto benvenuti a casa mia, eccoci qua, un po' piccolina ma insomma gli spazi sono questi. Allora io sono contentissima di avere l'opportunità di iniziare con voi una rubrica breve dedicata a dei consigli di stile, di bon ton, per portare un po' di leggerezza in questo momento storico che è veramente molto molto difficile per tutti noi, un periodo nel quale siamo ovviamente costretti a restare a casa, a limitare ogni tipo di interazione sociale. E allora proviamo a portare comunque qualche consiglio su come affrontare queste giornate quanto più possibile in maniera positiva, col sorriso, con la speranza. Allora, consiglio di stile numero uno, non potevo che partire con la moda, parliamo di dress code. Cos'è questa parola straniera che non ci piace? È semplicemente come ci vestiamo per determinate occasioni sociali, tra cui naturalmente il lavoro. Allora, qual è il rischio in queste giornate che siamo costretti a stare nella nostra casetta? È di restare tutto il giorno col comodissimo pigiama o comunque un abbigliamento molto molto casual, vedi la tuta e quant'altro. Allora, errore, se posso permettermi, cerchiamo assolutamente di farci forza, di vincere questa pigrizia e prenderci cura di noi. Questa cura di noi passa moltissimo attraverso l'abito che indossiamo. Quindi pigiama lo togliamo al mattino, ci mettiamo magari i nostri abiti addirittura di più. Io, a me piace vestirmi in questi giorni con dei colori energetici, con tubini, perché abbiamo bisogno proprio un po' di, come dire, di darci questa marcia in più, prenderci cura di noi. E poi naturalmente, tanto la Skype call, ragazzi, tocca ormai a qualsiasi tipo di lavoro, sarete perfetti quando c'è la telefonata, in videochiamata con i colleghi, sarete impeccabili. E allora lasciamo il pigiama dove deve stare, vestiamoci con i nostri abiti migliori, portiamo un po' di sorriso e di ottimismo, perché tutto questo ovviamente finirà. Allora, appuntamento alla prossima pillola, alla prossima rubrica di stile, bon ton in queste giornate. Un bacio. E passiamo adesso allo sport, al ciclismo. Stop alle gare fino al 30 giugno e dunque niente campionato Under 23 a Carmignano, ma gli organizzatori sperano di recuperare la manifestazione a settembre. Ce ne parla Massimo Biondi. Prorogato fino al 30 giugno lo stop delle attività ciclistiche, questa la relazione dell'ultima riunione della Federciclismo in attesa della conferma dopo il Consiglio federale. A Bacchereto, nel comune di Carmignano, si aspettava con impazienza il campionato italiano Under 23 che sarebbe andato in scena il 20 di giugno. Niente da fare, questo già lo si sapeva, appunto, però con la proroga dello stop al 30 giugno a questo punto rimangono ancora alcuni spiragli per poter recuperare la manifestazione magari nel mese di settembre. Chiaramente tutto legato a questa incredibile pandemia che sta bloccando il mondo,
la salute delle persone e chiaramente anche l'attività sportiva. I dirigenti del gruppo sportivo Bacchereto e dell'Unione Ciclistica Sianese Corse vogliono regalare un grande appuntamento agli appassionati e quindi sperano di poterlo recuperare, ma sperano soprattutto di poter far qualcosa che rimanga nella memoria di tutti. È per questo che, se non ci fosse la possibilità di organizzare il tricolore nel 2020, gli organizzatori chiedono alla Federciclismo di poter spostare l'appuntamento all'anno prossimo. Tutto da verificare, chiaramente la speranza è quella che questo periodo finisca presto e che si possa tornare a fare sport a tutti i livelli e in tutte le discipline. Intanto a Bacchereto, a Seano, nel comune di Carmignano, che patrocinerà l'evento insieme alla regione Toscana, coloro che devono mettere in scena l'avvenimento stanno alla finestra sperando appunto di poter vedere in scena al più presto questo grande evento. E facciamo adesso una breve pausa, ma rimanete con noi, torniamo tra poco con il meteo. Bentrovati e passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Una buona serata dalla sala meteo del Consorzio Lamma. La mappa delle pressioni al suolo previste per domani e il fine settimana vedono ancora la persistenza di un vasto campo di alta pressione sul bacino del Mediterraneo, mentre nubi di tipo alto e stratificato tendono a filtrare in virtù di una bassa pressione presente sulla penisola iberica. Per quanto riguarda la nostra regione, per domani ancora prevalenza di cielo poco nuvoloso, per il transito, come dicevamo, di nubi alte e stratificate. Al mattino saranno possibili degli addensamenti un po' più consistenti lungo la costa in virtù anche dei venti di scirocco che si tenderanno a intensificare nel corso del pomeriggio. Da segnalare per domani le temperature sia nei valori minimi che nei valori massimi in aumento fino a circa 22-23 gradi. Per quanto riguarda il fine settimana sono attese delle nubi soprattutto nella giornata di domenica, ma anche sabato, addensamenti un po' più consistenti sulle zone settentrionali della regione, permanenza ancora dei venti di scirocco per sabato, mentre domenica i venti tenderanno a disporsi un po' dai quadranti occidentali. Per questo ci attendiamo anche delle nubi, soprattutto sulle zone settentrionali della regione, a ridosso dell'Appennino, non si può escludere anche qualche isolato piovasco. Per domenica temperature nei valori massimi in diminuzione. Direi che con questo è tutto, grazie dell'attenzione. E non ci sono ulteriori aggiornamenti, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prate per domani alle 13.45 con il TG del giorno, ma rimanete con noi, vi lasciamo intorno alle 9 a seguire il settimanale di attualità Parliamoci Chiaro. Vi ricordiamo inoltre l'appuntamento di domani mattina alle 7 con la diretta della messa celebrata da Papa Francesco dalla Casa Santa Marta in Vaticano. Nel pomeriggio invece, come ogni giorno, alle 17.30 in diretta dal Duomo di Prato trasmetteremo la recita del Santo Rosario e a seguire la celebrazione della messa. I riti a porte chiuse saranno presieduti da Don Gino Calamai. Grazie per averci seguito e arrivederci.